Entrare di notte in un cimitero, il buio, il silenzio, i rumori improvvisi, le tombe e provare a non aver paura. È questa la bravata, se così si può definire, di tre minorenni ravennati che dal 31 ottobre al 25 gennaio si sono introdotti per almeno 3 volte di sera all'interno del cimitero di Ravenna e lì, protetti dall'oscurità, hanno commesso furti e atti vandalici. Il primo scavalcava il cancello dalla parte del cimitero monumentale e poi apriva ai due compagni. Poi, con il volto coperto da una maschera, si divertivano così, danneggiando le tombe, rubando le foto e riprendendosi con il cellulare. I tre studenti italiani residenti a Ravenna sono stati identificati dalla Polizia Municipale di Ravenna, dopo che, lo scorso 16 gennaio, nella zona dei giardini Spire, antistanti la stazione ferroviaria, è stata rinvenuta una lapide mortuaria in marmo che, come poi si è accertato, era stata trafugata dal cimitero monumentale. Da un'attenta analisi dei dati emersi, sia in seguito a delle testimonianze di persone informate sui fatti, sia attraverso numerosi sopralluoghi e verifiche, è stato possibile individuare in modo inequivocabile i soggetti che, in concorso tra loro, avevano commesso i reati. Innanzitutto i tre ragazzi sono stati denunciati dalla Polizia Municipale, l'ufficio Polizia Giudiziaria del falso documentale. Abbiamo eseguito questa attività sotto la direzione della Procura dei Minori di Bologna e appunto di bravata, che magari per loro si trattava di questo, non si tratta perché hanno commesso dei reati, hanno rubato delle lapidi, delle foto in ceramica, hanno danneggiato delle tombe, fatto scritte oltraggiose, quindi reati importanti e seri che purtroppo per loro però insomma, adesso segneranno il loro percorso. Insomma. La cosa importante per noi è aver ricondotto tutti questi atti vandalici ad un gruppetto di ragazzi e quindi crediamo di averli individuati. Adesso stiamo soprattutto verificando se ci sono altri complici e piuttosto se magari non siano state fatte le denunce magari da altri soggetti che hanno subito dei danni alle loro tombe. Queste immagini erano state pubblicate anche sui social network. Sì, in alcuni casi chiaramente sono state condivise con alcuni amici e quindi ecco l'abitudine, no, di documentare le gesta in questa maniera e poi magari di condividerle nei social network. L'esame che stiamo portando avanti sulle foto che abbiamo trovato nei cellulari e anche sui documenti presenti nel computer ci dicono questo, che l'ultima incursione è stata fatta il 25 gennaio, quindi anche per questo ritengo e riteniamo che la questione possa per il momento essere chiusa rispetto a questo gruppetto qua e soprattutto che serva di monito per tutti quei ragazzi che magari purtroppo ogni tanto pensano di fare qualcosa in modo spavaldo, ma commettono semplicemente reati anche gravi. Quando li avete identificati, i ragazzi come hanno reagito? Beh, diciamo che l'attività delle perquisizioni fatte nelle loro abitazioni è già stato un segnale chiaro e li ha portati poi a collaborare e a spiegare esattamente come sono andati i fatti, quindi hanno compreso, secondo noi, la gravità di quel che è successo. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.